Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati qui con un nuovo post partita della partita dell'Under 21 tra Italia ed Inghilterra. Purtroppo ragazzi siamo fuori dall'Europeo in Repubblica Ceca, anche se avendo battuto il 3-1 l'Inghilterra. I gol dell'Italia sono di Belotti al 25esimo, Benassi al 27esimo, quindi 1-2. Abbiamo stordito gli inglesi e poi il gol al 72esimo, sempre di Benassi, doppietta della Granata, il gol al 92esimo in corso, nel corso di recupero di Raymond per l'Inghilterra, raga. L'Italia ha meritato di vincere, ha vinto, ha dominato ragazzi questa partita. Purtroppo siamo fuori perché c'era la partita in contemporanea ragazzi tra Svezia e Portogallo. Il Portogallo fino all'80esimo ha giocato una partita mediocre come la Svezia appunto. Poi si sblocca la partita all'88esimo con il gol di, non mi ricordo come cavolo si chiama, quel centrocampista che con noi non ha fatto pazienza, qualcosa del genere, e ha segnato proprio il portoghese all'84esimo, e dopo 4 minuti purtroppo il pareggio della Svezia, e quindi i sogni infranti purtroppo per l'Italia di Biagio. Comunque rispostiamoci alla partita nostra dell'Italia. I gol nascono, il primo gol di Belotti nasce da un gran cross dalla destra, la spaccata di Belotti che si butta in spaccata e la tocca con il piattone e sigla l'1-0 volante, proprio la volée di Andrea Belotti, il talentone del Palermo. Poi il secondo gol ragazzi nasce da un buon tiro di Benassi che è stato anche murato, cioè è stato murato, un po' fortunato, ma un buon gol del Granata. Il terzo gol sempre di Benassi nasce da un cross in mezzo, un suo colpo di testa molto ben angolato, non ci arriva Butland che si butta in ritardo, e poi un errore del difensore centrale dell'Inghilterra. E poi il loro gol bellissimo al 92esimo, il gol di Raymond da fuori, una gran botta di destro, bel gol, poco da dire. Però meritiamo la vittoria, ci prendiamo questo 3-1. Ragazzi, la classifica dice Portogallo ovviamente sopra in classifica, poi c'è la Svezia, pari punti con l'Italia, che purtroppo ha vinto lo scontro diretto, quindi la partita l'abbiamo persa, il mondiale e l'europeo l'abbiamo perso alla prima partita con la Svezia, che non meritavamo di perdere, e ci ha detto Iella come al solito. Ora pensiamo avanti ragazzi, è andata così, ovviamente l'Italia è sfortunata, perché si sa, l'Italia è sempre sfortunata, però ho fatto una considerazione un po' strana. Se voi andate a vedere il mondiale dell'anno scorso, chi era andato fuori? Italia e Inghilterra. Andiamo a vedere all'europeo di quest'anno, dell'Under 21, però Italia e Inghilterra. Una coincidenza un po' strana direi. Vabbè raga, per questo video può finire qui. Spero che l'Italia si rifacci, perché è una grandissima squadra, ha giocato bene, ha dimostrato le qualità dei corrispettivi giocatori migliori in campo. Sono indeciso da darlo a Andrea Belotti o a Benassi, però tutto in Italia da 7-8 ragazzi, una gran partita, meritiamo gli applausi del pubblico, usciamo a testa alta e niente, mi dispiace per Di Biagio e per l'Italia che ce l'ha messa tutto fino alla fine. Abbiamo sbagliato la prima partita, ma ragazzi qua nel calcio la prima cosa che si sbaglia, in certi casi si va fuori. Quindi io vi saluto, spero che vi piaccia il video, lasciate un bel like, iscrivetevi se non lo siete già, io vi vedo al prossimo video, bella!